All'inizio non ci credevo. Celebravo i nostri riti perché in famiglia tutti facevano così. Ma io andavo per stare insieme ai miei coetanei. Tutti per uno, ognuno per sé. Crescevo e intanto la fede diventava parte della mia vita. Agivo senza chiedermi il perché. Lo facevo, punto. Ogni minuto e ogni ora della mia giornata dedicata a lui. L'onoravo tutto il giorno e anche di notte, altro che 5 volte come fanno quegli altri. Una sola fede, una sola religione. Noi devoti al nostro Dio, per il quale abbiamo iniziato a non rispondere più di quello che stavamo facendo. Nessuno ci notava, troppo preoccupati alla tutela della vita privata del politico di turno, e intanto noi avanzavamo sottoterra. A poco abbiamo assunto il controllo delle vite di tutti, senza che questi se ne rendessero conto. Siamo partiti dal basso, dagli sfigati. Li abbiamo illusi che potessero toccare il cielo con un dito, e invece si sono ritrovati seppelliti sotto un cumulo di merda. Gli abbiamo fatto credere che loro non potevano comprendere, che dovevano affidarsi a noi, unici in grado di comprendere gli algoritmi divini. Abbiamo strappato dai loro cuori la speranza e i sogni, per sostituirli alla paura e al disorientamento. Abbiamo costretto in ginocchio paesi e governi. Abbiamo svelato l'ipocrisia di un sistema che professa la sicurezza, ma ci ha lasciato lo spazio per agire indisturbati. Abbiamo generato un vortice di sconforto nel quale gli infedeli sono caduti. L'Apocalisse, finalmente. Così agimmo, uniti, compatti come una legione, per il nostro Dio, fino a quando il sistema si è rotto e il vaso si è aperto. Ci hanno incastrato. Alcuni di noi sono finiti in galera, ma dopo tutto quello che abbiamo fatto ci hanno lasciati liberi, mentre nelle galere finivano gli altri. Ma in fondo eravamo noi i veri terroristi in nome di Dio, del Dio denaro.